Oggi prepariamo una crema di barbabietola concentrata. Partiremo con una barbabietola cruda, che andremo a cuocere sotto vuoto e a pressione. Dopodiché metteremo una barbabietola cruda ma centrifugata e aggiungeremo un soffritto di olio, aglio e peperoncino. Quindi andiamo ad ottenere un gusto dolce e piccante e sapido per questa preparazione con l'aiuto di Tommaso, che è il nostro tecnico della RoboCubo. Vi faremo vedere come da una crema possiamo preparare due cose, una crema e un gelato. Nella barbabietola aggiungeremo il nostro soffritto di olio, aglio e peperoncino e del sale. Noi abbiamo già impostato la ricetta per comodità sulla macchina. La prima fase è quella di mettere in vuoto la macchina, quindi andremo a meno 900 millibar. Quindi abbiamo impostato 105 di caldo. Questa fase durerà 600 secondi. Il sistema Cubo nasce da un'idea del signor Malavasi circa 20 anni fa per coniugare le capacità di taglio di un cutter a quelle di cottura e raffreddamento dei sistemi tradizionali in un ambiente privo di ossigeno. Dopo aver fatto la cottura a pressione in assenza di ossigeno, iniziamo la concentrazione. Quindi alla barbabietola cotta aggiungeremo il succo di barbabietola cruda. In pochi minuti questo prodotto verrà concentrato e ci permetterà di avere tutti e tre i gusti separati: il dolce della barbabietola, il piccante e il gusto anche terroso della barbabietola cruda. La barbabietola è uno di quegli alimenti un po' dimenticati, no? Che sono andati nel dimenticatoio per un po' di tempo. Poi fortunatamente è arrivata l'alta ristorazione che l'ha riportata in auge. È un alimento poco calorico ed è molto ricca di acqua. Tu considera che una barbabietola ha il 90% di acqua, ne ha più di noi. Abbiamo ottenuto quindi questa bellissima crema di barbabietola concentrata. Una parte ci servirà come crema calda che andremo a utilizzare sotto il piatto, un'altra parte andremo a metterla in un bicchiere per poi congelarla e farla diventare un gelato fresco. Questo gelato sarà particolare perché sarà un gelato piccante e questo è il risultato del gelato che andremo a ottenere. Quindi abbiamo la nostra crema di barbabietola, una salsa di yogurt, una terra di barbabietola dolce, le nostre animelle, del fondo di manzo, il nostro gelato fresco e dei Sakura per dare un po' di profumo e un po' di verde. E il piatto è pronto.